sarà Francesco Macri il nuovo presidente di Estra. Nei prossimi giorni la sua nomina sarà ufficiale quando sarà formalizzata dall'assemblea di Estra, Coingas e Intesa il prossimo 29 agosto. Come previsto, il nome di Macri è uscito fuori dall'assemblea di Coingas che si è svolta nella mattinata. Coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Francesco Macri otterrà dunque un ruolo di prestigio alla guida della società che gestisce il servizio energetico. Una nomina che ha fatto e farà discutere. Al posto di Macri in consiglio comunale subentrerà l'ex arbitro internazionale Paolo Bertini. I sindaci presenti con partecipazioni pari al 92% hanno votato favorevolmente alla proposta di nomina di Macri con una percentuale pari al 52%, Arezzo, Castiglione Fiorentino, Anghiari, Subbiano e Monterchi, con astensione per il 40% e nessun voto contrario, neanche dunque da parte dei comuni a guida centrosinistra. Si è rilevata in assemblea, afferma Sergio Stadierini, presidente di Coingas, l'opinione diffusa e costruttiva di traguardare i prossimi obiettivi di Estra, in particolare quotazione in borsa e fusione Centria Toscana Energia, coniugandoli con la necessità di attivare maggiori investimenti infrastrutturali e non solo nel nostro territorio, ricoprendo anche il ruolo sociale di un'azienda in origine pubblica e di contribuire a un governo oculato che garantisca maggiori dividendi in favore dei soci amministratori locali. Il profilo di Macri, a detta di Stadierini, ha tutte le caratteristiche, sia per competenze manageriali, politiche, amministrative e istituzionali, per ricoprire il ruolo di presidente di Estra funzionalmente al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Duro il commento del segretario provinciale del Partito Democratico Massimiliano Dindalini. Il civico Ghinelli afferma: ha messo da parte strategie imprenditoriali e nomine conseguenziali e ha fatto la scelta di rispondere positivamente alle imposizioni dei vertici regionali di Forza Italia prima e dei vertici nazionali di Fratelli d'Italia con interessamento diretto dell'onorevole La Russa. Una scelta che ricadrà sulle tasche dei cittadini, visto che il presidente dimissionario Banchetti ricopriva fino ad ora più ruoli nella holding a titolo non oneroso, mentre con questa operazione, a detta di Dindalini, i maggiori costi verranno aggiunti a quelli del presidente di Est.